Serata che si è svolta lunedì sera doveva essere sì l'illustrazione di questo nuovo impianto al quale non abbiamo nulla da criticare, perché sinceramente può essere un impianto all'avanguardia, con tutto il rispetto anche per chi l'ha progettato. E il nostro dubbio rimane solo il sovradimensionamento di questo impianto, che è alquanto esagerato per il fabbisogno provinciale. Abbiamo sempre ribadito che bisognerebbe costruire sul già costruito, come indicazioni comunque dalla legge regionale, e stessa cosa di pensare a piccoli impianti dislocati su tutto il territorio. Anche queste sono indicazioni che ci vengono date dalla Regione Marche. Il confronto, purtroppo, chiesto più volte all'amministrazione, non c'è mai stato. È uscita fuori una serata, diciamo, molto movimentata, ma do piena ragione ai partecipanti, in quanto non c'è mai stato, purtroppo, si trova adesso in questo momento la scusa della pandemia, ma se questo progetto viene presentato in un comune confinante, non proprio anche nel tuo, che sei interessato, qualcosa ci fa sospettare e che i confronti non si vogliano. E nessuno è arrivato lì con l'arroganza di essere, di buttarla, diciamo, in chatarra, diciamolo così. Erano lì le persone per esprimere i dubbi e le perplessità, più che vedere l'impianto per se stesso, perché non è mai stata fatta un'informazione leale da parte delle amministrazioni di Malefoglia, e tuttora l'amministrazione si sta nascondendo, visto che nelle prime file delle persone invitate in quella serata vi erano posti riservati e erano presenti il sindaco d'Urbino, il quale ha già detto no a quell'impianto in precedenza. Il sindaco di San Lorenzo in Campo è venuto da lontano per partecipare a questo incontro, due consiglieri regionali, ai altri sindaci comunque erano presenti. La cosa strana, ci pare tanto strana, che non sia stato presente il sindaco di Valefoglia. C'era però un delegato, bisogna dirlo, un assessore che comunque sia non ha nemmeno il mandato per ricoprire questa qualità, questo incarico in pratica, perché c'è un altro assessore che si occupa di ambiente. Dopo l'assemblea Padiglione, il sindaco ha affermato che la gente si è spaventata a causa delle informazioni fuori luogo di non meglio identificati consiglieri comunali, attribuendo quindi a questi consiglieri non meglio identificati il fallimento della serata, che certamente era, diciamo, preconfezionata per essere uguale all'illustrazione a porte chiuse a cui noi consiglieri comunali di Tavuglia avevamo già avuto l'onore di assistere lo scorso 31 di maggio. Ecco, la verità è che i fischi e le contestazioni li ha presi, incassandoli peraltro molto male, perché i cittadini giudicano la sua ambiguità, allorquando, mentre si dichiara contraria all'impianto, lo va inspiegabilmente promuovendo. Lei mente, perché nessun consigliere ha spaventato i cittadini dicendo cose che non sono vere. E lei mente quando dice che a Tavuglia si è deliberato contro il biodigestore grazie ad una mozione della maggioranza. E lo comprovano gli atti ufficiali al protocollo. La loro mozione era successiva a quella presentata da me e dalla collega Roberta Di Stefani. La nostra la impegnava a opporsi fermamente al biodigestore in qualunque sede, in tutti i modi. E ci avevano chiesto di ritirarla, invertendo l'ordine del giorno in modo che la loro fosse discussa per prima. E così è stato. Ma la loro ovviamente non conteneva le stesse implicazioni di impegno a opporsi al progetto. E sono state votate tutte e due, all'unanimità, quindi con il suo stesso voto. La verità è anche che lei quelle delibere le ha disattese, non presentando entro il 2 di gennaio alcuna osservazione all'ente provincia, ma essendosi degnata solo in data 5 di febbraio di inviare un contributo istruttorio con la preghiera di valutazione di altri siti. E la verità è che a Tavuglia solo io e la collega Di Stefani, appunto, abbiamo presentato delle osservazioni chiedendo la completa bocciatura del progetto per una serie di motivazioni tecniche e politiche.